Era che figa. No, scusate, intanto perché è sempre Fede Smuco. Espulso doppio per il Verona. No, altro no, no, è sempre. No, è solo. No, sì. E intanto, no, se permettete, no, c'è arrivato un messaggio di Federico che prima mi chiedeva una cosa. Perché alla Juve interessa De Sciglio? Perché se ne parla spesso. Perché secondo la Juve me scherza. Secondo me perché De Sciglio comunque un pupillo di Allegri. Forse venderà Samoa. Però per Alessandro lo scambio. Alessandro no, collegato a questo. Diceva Federico che vuole dire la sua riguardo ai contraccettivi, dicendo che i genitori di Sciglio dovevano usarli meglio. Sai, io sono d'accordo. Insomma, con va Federico, bene. Qua comunque. D'accordo. No, a proposito di. Vabbè, comunque, insomma, una. Io sono d'accordo perché De Sciglio è veramente. Una spazio. Risposta pertinente al nostro dibattito, ma io lo chiuderei anche qua perché, insomma, tanto siamo. Non parne, ma offra doppia. E il Bayern Monaco continua a perdere con il Magonza in casa. Ma Magonza che è? Mainz? Dov'è esatto. Mainz? Che dov'è poi. Dov'è Mainz? Scusa, è finito il primo tempo in Germania, sta sì, per esatto. finire. Partite delle 15:30. No? Marco, sei molto informato. Giusto, bene. E ancora giocato in Azerbaigian. Ci sono due turni, c'è cioè sabato alle 18, poi giocano domenica alle 19 e c'è anche un turno il mercoledì alle 21:30. Quindi sono tre turni. Sì. Perché mi hai detto due? Mi sono sbagliato. Sul momento, ma mi sono sbagliato perché la fascia oraria delle... Verona! Non va. Attenzione, non va, ma non va. Salvataggi incredibili, una mischia incredibile, clamorosa. Io penso sia arrivato l'angolo della cultura, però. Secondo no, Lorenzo, non credo, so me tra un po'. Secondo Lorenzo Ibra dovrebbe finire la carriera perché la finirebbe da leggenda. Siete d'accordo con questa sua opinione? È sempre la carriera che finirà Ibrahimovic, a me non piacerebbe il contrario. Vederlo un ultimo anno al Malmo, dove tutto è iniziato, anche se come lo pagano in bacche. In pesos messicani. Si toglie lo stipendio. Io lo vorrei vedere. Anche a me piacerebbe vederlo alla Roma. Io pure alla Lazio. Un annetto. Si parlava anche del mezza stagione alla Lucatoni. No, ma c'era non è un problema. Come cosa romantica. C'era Raiola che parlava addirittura del Napoli. Lo sai che ha una statua a Malmo, Ibra? Appunto. Intanto anche il Carpi è rimasto in 10 nel mentre. Però ecco, no, non sono. E molto Carpi. Non sono completamente d'accordo ma con. Ma raddoppiato? No. No. Se l'è mangiato. Non sono completamente d'accordo con Lorenzo perché insomma finirebbe. Finirebbe sì da leggenda però con un brutto infortunio, quindi insomma voglio dire io penso che voglia tornare in campo a fare qualcosa. Anche Van Basten è una leggenda che ha finito con un brutto infortunio. No, per carità, certo, però secondo me lo spirito di Ibra, mentre Ibrahimovic sicuramente potrà. Qua me lo muti per favore. Espulso intanto, scusate, espulso Struna del Carpi, l'ex Palermo. Esatto, Allianz Struna. Ma l'Allianz Arena? Esatto. Quindi vabbè, insomma Marco, io volevo fatto fare un focus sull'Entella. Ma ieri alla fine che ha fatto Roma Entella? Chi ha vinto? Ah, è vero, ha vinto la Roma 2-0 gol di Soleri. Un altro Soleri e Marchizza. Marchizza Marco, ieri sera c'è stato un contrasto a dir poco assassino. Brutto. Sì, con Litteri che ha rimediato un giallo. Sì, Litteri ha rimediato un giallo, no, ma Litteri praticamente stava calciando in porta. È stato anticipato da un difensore che ha allungato la gamba. E praticamente Litteri ha caricato il tiro su lì dove non batte il sole. Mamma mia. Del giocatore del Carpi che è rimasto a terra. Anzi, si è rialzato adesso. Non so come abbia fatto. Gli ha fatto la vasectomia praticamente. No, gli ha fatto anche la colonoscopia. È arrivato più o meno alle tonsille. Però ho sentito che una proposta per il coro delle voci bianche del Vaticano. Il sì, esatto. Praticamente da domani si comincerà ad allenare col Carpi femminile. Sì, giusto. E, appunto, serviva proprio un difensore alle ragazze. No, anche a appunto, stavo parlando ieri sera della Roma che ha alzato la coppa in faccia a una squadra biancoceleste. Attenzione. Però quella sbagliata. Sì, l'Entella. Anche nel diciamo range sbagliato. Nel range. Sarebbe comunque andata ad Oxford. Il campo di variazione. E ci tiene a farcelo notare. Il campo di variazione di età, Matteo. Il campo di variazione. Quindi, Marco, dammi un parere sull'Entella perché Matteo sta praticamente rosicando per il gol di Lulic 26 maggio, coppa in faccia 71 quando gli passa. Ma è tutto insieme, tutto cioè insieme, questo tutto giocatore tutto ha un nome brasiliano questo brasiliano giocatore. Brasiliano Jiu-Jitsu. Parlando così potresti strozzarti ogni tanto. Però io mi rodo dentro quando parlo di questa cosa. Ti erodi.
mi erode. E ha fatto grande. No, nel senso, la cantera dell'Entella, guarda che ha tanti bei giocatori. Questa la cantera, parla su cosa? La serie B. No, la serie B, Marco. Marco, mi parli della cattedra Burnea di No, no, non bella. Ascoltare. Insomma, no, ma io voglio dire, insomma, che l'Entella nelle giovanili sta facendo un grandissimo lavoro. Io spero che tanti giovani che adesso giocano nella primavera dell'Entella arrivino in prima squadra. Uno tra i tanti è Puntoriere. Puntoriere. Attaccante centravanti classe 98, che spero che già dall'anno prossimo insomma venga in prima squadra. Intanto anche la Spalgiore in 10. Oggi tutti espulsi. Sì, io invece sì, no, poi c'è, ecco, no, scusa, per esempio c'è anche Dilly, c'è anche Dilly Dio che ha già giocato quest'anno. No, Dilly Dio dell'Entella che ha già esordito in prima squadra quest'anno, molto bravo anche lui. E io mi voglio poi appunto soffermare sulla Roma, perché vedo Pominello, molto bravo, c'è Soleri, Soleri, questo famoso Soleri Fabrizio di Romanzo Criminale, che sono 3 anni che dovrebbe essere in prima squadra, non sale mai, non sale. No, a me invece preme ricordare proprio uno dei marcatori di ieri sera, che è Marchizza, difensore bravo. Centrale, tra l'altro rigorista, mancino, ricorda un po' Materazzi nelle movenze, devo dire la verità. È un macellaio, quindi praticamente. Abbassa, però molto più elegante rispetto a Materazzi. Però ecco, il rigorista mancino. Lo difensore. Spezia comunque, infatti, eccolo qui. Ha segnato migliore. E sì. Quindi questa è una notizia spettacolare per la Salernitana, sì. Da una parte, ma pessima dall'altra. Sicuramente, scontro diretto. Sicuramente, ecco, appunto, un gol migliore di quello che ha fatto peraltro l'altra volta. Il primo gol del secondo tempo. Tanto per la spalla credo sia stato espulso Bonifazi, se non erro. Quindi Matteo dicevi gol. Tumminello, Soleri. C'è anche Spinozzi, anche Sec, ex Lazio, la Roma l'ha comprato anche dalla Lazio. Spinozzi è molto interessante, un esterno. Spinozzi ho già sentito, ma che tra l'altro, a proposito di Insigne, che poco fa ha tirato una punizione inguardabile, ha rinnovato col Napoli il fratello, promettendo amore eterno. Proprio su questo apriamo un attimo la pagina della Serie A, parliamo sì, un po' della sì. Incontri. Intanto che Matteo ricerca, io volevo collegarmi appunto dalla Roma e passare dalla Roma primavera alla Roma. Se vuoi te li dico, li intanto so a memoria. Alle 18 oggi ad Atalanta Bologna, e domenica sera, questa sera Fiorentina Inter, poi domani alle 12:30 Sassuolo Napoli. Ma te dopo la presenti, tanto non potrò ricordarmeli tutti, insomma, forse. Dicevo, alle 3 chi gioca? Alle 18 Atalanta Bologna, la sera, questa sera Fiorentina Inter, domani 12:30. Stasera si rompe i cardi. Lo uccide Borca Valero. Alle ore 15 troviamo Lazio Palermo, okay. Milan Empoli, Udinese Cagliari, Chievo Torino, Juventus Genoa la sera. Di approvazioni, Daniele. Sampdoria Crotone, e lunedì sera questo Monday Night, che sinceramente non capisco il motivo. Pescara Roma. Si pensava che la Roma avesse l'Europa League e che giocasse. Ecco. No, ma io non so, ma c'è il rugby, Marco, questa settimana? No, perché Lazio gioca Lazio-Palermo, è vero. Per i soldi. Forse a Pescara gioca, sai. Stai a di, Matteo, per i soldi, è una questione di diritti televisivi. Ah, ok. Ora ci hai fatto perdere tempo, perché io le devo ripetere commentandole. No, non è vero, vabbè. No, io voglio che le ripeta invece. Ma no, io non invece. Senti, io lo dicene. Ah no, scusa. Le ho lette a memoria. Ma no, Matteo, parliamo un attimo del Napoli. Scusate, parliamo un attimo del Napoli. Oggi c'è stato l'Insigne Day, si può dire, perché addirittura De Laurentiis ha fatto una conferenza stampa col rinnovo di Insigne, che quindi diventerà una bandiera. È stato insignito. Sì, una bandiera del Napoli molto importante. Però, da un altro punto di vista, invece, la situazione complicata dal punto di vista contrattuale è quella di Dries Mertens, che ha già comprato la Lazio. Ah, ok. Abbiamo fatto uno scambio con Cavanda, che rientra dalla Trada. Ah, e non con Luis Alberto? No, Luis Alberto è troppo forte. Ah, perfetto. Djordjevic è ancora come contropartita, potrebbe essere inserito per circa 5 busine di zucchero e 8 pannelle di rosette dell'Ariana. Ah, no, le bacche di Mauro. No, le bacche sono a Milano, nel Milan, perché Bacca ha fatto 2 figlie. Le bacche. sì, vabbè, insomma, lasciamo stare questa cosa. Matteo, senti, volevo chiedere a te, che sei direttamente interessato. Mertens del Napoli, che ha difficoltà nel rinnovo. Ah, poi se fossi una domanda per voi riguarda una operazione di mercato di un paio di anni fa. Se fossi il presidente del Napoli, rinnoveresti il contratto a Mertens oppure sfrutteresti questa stagione di grazia per venderlo a peso d'oro?
Allora, Mertens ha fatto una buonissima stagione. Beh, guarda, molto più di buona stagione, insomma. Ti rispondo con le parole di Laurentiis. De Laurentiis ha detto che... Voglio tornare a Hollywood. A parte, ha detto che lui non prenderebbe nessun gioiello. Ha detto che li vuole tenere tutti, a meno che qualche pazzo, ha detto, ha usato proprio questo termine, non voglia pagare la clausola. Quindi... Quant'è la clausola? In questo momento non ricordo. Comunque è una situazione analoga a quella di Dzeko a Roma, perché Dzeko ha 30-31 anni, no? E ha fatto una stagione in cui ha superato ogni record, è vicino anche a superare il suo record personale. Molti tifosi vorrebbero ovviamente tenere anche un'altra stagione, ma per altri sarebbe opportuno venderlo, in quanto sarebbe difficile per lui ripetersi. Tra l'altro, le statistiche della carriera di Dzeko hanno evidenziato che lui la stagione migliore la fa proprio alla seconda, mentre poi alla terza si stabilizza su dei gol stagionali. Quindi per molti tifosi sarebbe opportuno venderlo a 20 anni per ricavarne il mezzo. Situazione analoga a quella di Mertens, però sono due situazioni diverse, perché Mertens andrebbe, penso, 29, 28, credo. Mertens andrebbe sicuramente coperto con Milik, comunque sarebbe acquistato un altro attaccante, un'altra ala. Dzeko in questo momento è l'unico attaccante 30, della Roma. Matteo. 30 Mertens. Attenzione, 3-1 del Cittadella. Contro il Carpi al 20esimo. E quindi stavo dicendo, mi ha interrotto. C'è il 3-1 del Cittadella, quindi l'ho dovuto dire per forza. Balzania, che dirsi prima voglia. Di parlare di mosse di mercato per Roma e Napoli, secondo me si deve vedere la posizione di queste due a fine campionato, perché un terzo posto per la Roma sarebbe disastroso anche per il calciomercato, aspettando i preliminari che quest'anno tanto ci hanno fatto soffrire. Comunque volevo fare un invito per sabato prossimo alla nostra ascoltatrice numero uno, lei sa chi è, dice che verrà in radio, ha detto. Per far fare una cosa brutta a Matteo, non so se... Io sono perplesso. Sono perplesso. Ingoiare il microfono, ha detto Matteo. Ma io, se volete, faccio una foto di come parlo. Io sto attaccato al microfono. Sì, se lo sta attaccando. Daniele può confermare. Marco, sarà il microfono che è rotto. Forse ti abbiamo messo lì apposta. Marco forse non sa settare il microfono. Ma te sai cosa vuol dire settare? Perché insomma rotto. Bisogna... Sì, io sono nato a Oxford. Allora perché no? Perché non lo setti te, visto che cos'è un range? Ma ha varie sfumature di significato. No, voglio nel mio contesto. Io ho detto un range può di età significare una campo, distanza o una categoria. Un campo di variazione, quindi una distanza fra le due. Una categoria è sbagliato. È un campo, è una distanza, è più giusto. Per mostrarti la tua ignoranza. Ma non è una questione di ignoranza. Nel mio contesto è così analizzabile come campo di variazione. Ad esempio, in una lista numerica da 33 a 88, il range è dato da 88 meno 33, cioè 55, intervallo numerico che fa parte di quello. Intanto, voi siete amanti di Fast and Furious? No, fa schifo. Tu, ma insomma, così. Beh, i primi film erano gradevoli. Fare sempre neanche il puritano buonista. Neanche a me mi è mai piaciuto. Allora, io ti spiego adesso che cos'è il range. Parlando. Così come tu sei il primo che fai questo. Sì, però ecco, questo è un argomento molto poco pertinente. Parlando di calcio, è stato espulso anche Ardemagni. È già la quarta espulsione in Serie B di questa giornata. E rosso diretto, credo, per proteste? Sì, perché non abbiamo visto, non mi pare un rosso di petto, credo, rosso per proteste. Petto. E comunque dicevo, adesso a pochi giorni dall'uscita, no, dell'ottavo film della serie, è già ufficiale l'uscita del nono, che uscirà il 19 aprile del 2019. Tra l'altro il primo senza il compianto Paul Walker. Questo sì. No, credo ce ne sia stato... No. Anche quello scorso sì, è stato girato a metà. Le ultime scene. Intanto è avanti la Ternana sul Frosinone, ha segnato Simone Palombi. Attenzione, questa... Prima che segnasse già... Pallone di testa! Di testa, grande gol da attaccante puro. Avevo detto, diciamo, che c'erano delle sorprese in questa partita. Ho comprato FIFA con la Salernitana come terzo attacco. Beh, hai fatto domanda bene, in fatto... delirio. Il libero Liberati di Terni. Esplode il Liberati, eh? Esplode. Sì, sì. E...
il successore di Zampagna. Diciamo che potrebbe essere una liberazione del Liberati. Che sì, beh, comunque è un testa coda che stanno veramente stupendo, perché da una parte, beh, appunto la Ternana è passata in vantaggio, la Spal pareggia contro ed è in 10. Sarebbe l'unica a gioire di questo turno. L'unica a gioire, perché sarebbe al secondo posto solitario e recupererebbe due punti anche alla Spal e 3 al Frosinone. No, ma che 1-0 della Ternana, gran gol di Palombi di con la coda della classifica. Ha segnato la Spal 2-1. Bruciato quello che ha detto.